conferenza stampa che è stata indetta dai membri della, diciamo, dei membri di tutte le opposizioni facenti parte in particolare della commissione numero 4 territorio sanità e della commissione numero 1 pubblica amministrazione e cultura. E perché la convocazione odierna di questa conferenza? Perché siamo come opposizioni molto molto preoccupati di quella che dal nostro punto di vista rappresenta una vera e propria deriva, una deriva soprattutto per quanto riguarda la gestione delle informazioni all'interno delle commissioni. Sappiamo che le commissioni hanno tra le proprie funzioni quelle appunto di indirizzo e di controllo anche dell'attività governativa, e le opposizioni in particolare hanno questo ruolo proprio di controllo anche dell'attività governativa, e all'interno dei poteri delle varie commissioni permanenti c'è anche il potere di audizione. A cosa serve il potere di audizione? Serve ad audire quegli interlocutori, anche non prettamente governativi, non direttamente segretari di Stato, e di questo strumento ci si è sempre avvalsi, cioè spesso e volentieri le commissioni audiscono degli organismi che al proprio interno non hanno solo degli interlocutori diciamo che rispondono al governo, ma hanno anche degli interlocutori di tipo diverso, che quindi servono le audizioni a cercare di creare quello che è un quadro completo di situazioni particolarmente delicate come oggi ci troviamo ad affrontare. In particolare, diciamo, come Commissione 4 abbiamo chiesto 3 audizioni, uno per quanto riguarda lo studio PRG Boeri, uno per quanto riguarda la gestione delle pensioni ed uno per quanto riguarda invece un'audizione con il Comitato Esecutivo dell'ISS, mentre la Commissione 1 ad esempio sta cercando di affrontare e approfondire il tema delicato del 199 ter. Sono temi molto importanti, molto delicati, su cui sarebbe importante avere appunto un quadro completo e non prettamente governativo. Perché diciamo questo? Perché ultimamente è stato tolto alle opposizioni l'opportunità di promuovere delle vere e proprie audizioni con interlocutori che non siano appunto unicamente il governo, e si è cercato di sostituire quelle che sono le audizioni vere e proprie che si sono sempre fatte con quelle che invece sono semplici riferimenti del Congresso di Stato. E le due cose sono molto diverse, perché in questo caso c'è, ed è evidente, il tentativo di gestire l'informazione in modo governativo appunto, affinché non si abbia un quadro completo, ma si abbia semplicemente il punto di vista del governo stesso su determinati temi. E questo è un grosso problema, perché toglie alle opposizioni uno dei ruoli principali, che è quello del potere di informazione, di indirizzo e di controllo non solo delle opposizioni, ma a questo punto anche delle commissioni permanenti stesse. Per fare un ultimo esempio, legato in questo caso alla Commissione 4, il nostro tentativo di richiedere determinate audizioni è stato sostituito con un ordine del giorno che praticamente cerca di raggirare la nostra richiesta, ed è stata convocata dal Presidente una commissione urgente per questa sera, che nulla però ha a che fare con la nostra richiesta di audizioni. Addirittura si tratta di una commissione che discuterà, dovrà come unico punto discutere se e quando fare una commissione, con evidente insomma così paradosso del ruolo della commissione stessa e del ruolo delle opposizioni. Vado io. Grazie anche da parte mia per essere venuti a questa conferenza stampa. E Elena ha posto una questione giustissima: la possibilità da parte dei consiglieri di opposizione nell'ambito dei lavori della commissione competente di poter udire, chiedere delle audizioni per poter esercitare quell'attività di controllo che spetta prevalentemente alle opposizioni. Noi crediamo che siamo di fronte al solito metodo di questo governo, di questa maggioranza, che anziché affrontare veramente le problematiche spostano il problema e vivono il problema da altra parte. Cosa voglio dire? Voglio dire questo, che citando e chiedendo un parere all'avvocatura su quello che è l'interpretazione normativa del regolamento consiliare, nel momento in cui il governo ha chiesto questo parere all'avvocatura dello Stato è un governo che è già sconfitto, perché di fatto è un governo sconfitto. Ovviamente l'opposizione ha la possibilità di chiedere l'audizione, il governo può dire di sì come può dire di no, ma nel momento in cui dice di no è un governo sconfitto, perché non vuol dire la verità. La verità è questa qui: non vogliono
praticamente mettere a conoscenza la popolazione, la cittadinanza, su quelle che sono le problematiche dei fondi pensione, su quello che è la problematica riguardante, tutte le problematiche riguardanti il sistema dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, ma la gente purtroppo lo vuole sapere, la gente è quello che chiede, la cittadinanza lo chiede, il governo con questo modo di fare non vuole dare le risposte alla cittadinanza. Noi, anche noi come consiglieri, dobbiamo essere messi nel nostro ruolo di poter esercitare la nostra facoltà di controllo che dicevo prima all'interno delle commissioni consigliari, all'interno del Consiglio Grande Generale, ma l'esecutivo non ci dà questa possibilità, perché è questo ciò che sta succedendo. Noi non siamo nelle condizioni di poter esercitare il nostro diritto di controllo di quello che è l'attività dell'esecutivo. Due cose, perché vai, vai. Linea quella che poi è la commissione di questa sera, che peraltro così come è stata composta sicuramente è una commissione inutile, una gran perdita di tempo, giusto per non convocata dal Presidente per rientrare in quelli che sono i termini di legge, perché doveva convocarla nei due giorni senza permettere quello che è il confronto con gli organismi che avevano chiesto di incontrare. Era una la commissione e il Consiglio per la Previdenza, ma peraltro tema focale, no? In questo mese di agosto sappiamo benissimo quali questioni vengono affrontate, si parla di fusione delle banche, si parla di voler mettere le mani sul fondo pensioni per poter utilizzare, per stabilizzare il sistema. Sappiamo peraltro che il Consiglio di Previdenza ha avuto due incontri la settimana scorsa con il governo, preso dal Consiglio di Previdenza stesso, e l'altro con governo e banche, sempre svolto dal Consiglio di Previdenza, per cui quello che chiedevamo era conoscere e confrontarci con chi comunque gestisce probabilmente l'ultimo tesoretto di cui dispone la Repubblica, sapere quali sono le situazioni, come sono stati investiti, se rientrano, se stanno rientrando, quindi tutte quelle questioni che riguardano l'intera collettività. Per cui rimandare e voler avvalersi della facoltà di non rispondere, francamente, cozza in maniera drammatica con quello che viene volte detto dalla maggioranza, soprattutto in un momento come quello in cui decisioni difficili devono essere prese, non le possono prendere sicuramente soltanto una maggioranza e il governo, perché al di là di quello dei tanti proclami e dichiarazioni di confronto, condivisioni, vediamo poi come si comportano, anche in funzione di quello che dovranno svolgere e saranno chiamati a svolgere, magari anche per accedere all'ultimo elemento che è in campo, che è il ricorso al fondo monetario. Sappiamo che il ricorso al fondo monetario, se non c'è conoscenza, condivisione, confronto, perché no? Vorrei aggiungere anche la possibilità da parte delle minoranze di conoscere e comprendere magari le partite, come vengono lavorate, come si giocheranno per i prossimi 10-20 anni, per cui non si comprende, anzi meglio, comprendiamo benissimo perché è un governo incapace, che non è riuscito minimamente a creare quella massa critica con tutta la cittadinanza, con tutte le associazioni di categoria, sindacali, con la politica, per poter affrontare le sfide che purtroppo il Paese si trova ad affrontare. Per cui anche la convocazione, oggi è il 9 agosto, l'8 agosto, quelle che dovrebbero essere il periodo, no, delle fere paragostiane, vengono convocate commissioni che non hanno nessun senso, proprio nemmeno per quello che è il tempo. Sì, quello che è stato evidenziato dai colleghi nella commissione 4 sta avvenendo anche nella commissione 1. E venerdì scorso in Coma Comunicazioni il Presidente della Commissione 1 ha comunicato la richiesta dell'Ordine degli Avvocati di un'audizione con la Commissione proprio per confrontarsi e dare un apporto tecnico per quanto riguarda la modifica del 199 ter, progetto di legge. E il Presidente ha negato l'incontro, ha negato l'audizione con gli avvocati
E dopodiché i membri di opposizione della Commissione hanno subito fatto richiesta di una commissione, di una convocazione urgente in base all'articolo 8 del regolamento consigliare, convocazione che è pervenuta oggi. Questa mattina ci è arrivata richiesta, ci è arrivata la convocazione ufficiale della Commissione per lunedì 13, però purtroppo all'ordine del giorno abbiamo solamente un riferimento del segretario di Stato e il dibattito, non è prevista l'audizione con l'ordine degli avvocati. E questa è una cosa gravissima, per cui noi contestiamo fortemente l'ordine del giorno che è stato comunicato, perché è un gravissimo errore politico il fatto di non voler audire un organismo come quello degli ordini degli avvocati. Tra l'altro l'articolo 74 del regolamento consigliare di recente approvazione prevede tra le funzioni della commissione consigliare permanente anche lo svolgimento di audizioni per le materie di propria competenza. E quindi confermiamo il nostro disappunto a questo metodo che continua, e soprattutto perché l'esecutivo non può limitare l'iniziativa delle commissioni e la commissione non può essere neppure condizionata dal governo. Quanto ho detto in particolare riferimento alla commissione 1, ma dico anche che francamente in 12 anni di consiglio, per quello che riguarda insomma la mia esperienza politica, che hanno anche altri colleghi qua e forse qualcuno anche di più, questi fatti non sono mai accaduti. Non ci siamo mai trovati, seppur anche in momenti difficili in passato, insomma, a vederci negate le audizioni in commissione. E fatto ancora grave, ancora più grave oggi, è perché intanto la collega Mularoni vi ha già detto che era, noi abbiamo saputo da una comunicazione che ha fatto il Presidente nell'ultima commissione 1, nell'ultima convocazione della commissione 1, di questa richiesta che era pervenuta da parte dell'Ordine. Peraltro una richiesta che è datata 13 luglio 2018, per cui noi ci chiediamo, se non avessimo noi fatto richiesta già di convocazione di quella commissione, che peraltro ricordiamo era stata fatta d'urgenza per discutere del decreto scuola. In realtà poi ci siamo trovati d'amblè anche con una legge in sede referente, importante, perché la legge sulla privacy, che consta di 124 articoli su cui sostanzialmente non c'era neanche mai stato il confronto, quindi questo ve la dice lunga anche sul metodo utilizzato dalla maggioranza per cercare di mettere in difficoltà comunque le forze di opposizione. E quindi abbiamo anche fatto presente in quell'occasione che se non avessimo noi richiesto la convocazione di quella commissione d'urgenza, chissà quando saremmo venuti a conoscenza di questa richiesta da parte dell'Ordine, che è una richiesta su una materia tra l'altro delicatissima, che peraltro ha affrontato anche la Commissione Affari di Giustizia a suo tempo. Poi non se n'è più parlato, francamente c'è stata una battuta d'arresto per quanto riguarda appunto il 199 ter, comunque l'approfondimento e la modifica di legge che occorre fare, perché ricordiamo che il 199 ter era stato dichiarato anticostituzionale. E tra l'altro nel riferimento sempre del Presidente ci sentiamo anche dire, e lì quindi apprendiamo che in realtà la segreteria di Stato alla giustizia stava lavorando su questo 199 ter oltretutto, e noi non abbiamo avuto notizia se non la sera stessa della commissione, per cui altro non potevamo fare che richiedere un'ulteriore convocazione d'urgenza della commissione stessa, e come però il risultato è sotto gli occhi di tutti, perché la convocazione è stata data nei termini di legge. Ma ahimè l'audizione purtroppo non c'è. Devo dire che noi comunque il confronto con l'Ordine degli Avvocati lo faremo ugualmente, non fosse altro che c'è stato direttamente richiesto da loro proprio a noi tutte forze di opposizione per poter approfondire questo tema. Lascio la parola al collega Forcellini, anche perché loro hanno citato anche in questa convocazione, così come abbiamo fatto noi invece nella convocazione d'urgenza, proprio il parere dell'Avvocatura dello Stato, perché non è interpretabile. Allora, se lo vogliamo leggere, no, nel merito, per quanto riguarda la possibilità
di avere audizioni, perché nella testa di qualche segretario di Stato o di qualche presidente di commissione c'è addirittura la possibilità che l'uniche interlocutori della commissione siano i membri del Congresso di Stato. In realtà lo stesso parere dell'Avvocatura dello Stato non dice questo, quindi adesso magari lo approfondisce Davide, per cui anche i pareri non è che si possono tirare a seconda di quello che serve, perché l'italiano è l'italiano, insomma, quindi sappiamo leggerlo tutti. Allora, di fatto l'Avvocatura dello Stato in data 1 agosto finisce il suo parere, quindi le ultime parole sono appunto quelle che il potere di audizione non è espressamente elencato tra le attribuzioni delle commissioni consiliari permanenti, ma è stato ammesso come espressione delle più ampie facoltà di indirizzo, di controllo e informazione. Questo è quanto l'Avvocatura dello Stato dice in merito appunto alla questione. Dopo che tutte le forze politiche, quindi compresi anche i presidenti delle due commissioni, hanno avuto modo di leggere l'Avvocatura dello Stato, il parere dell'Avvocatura dello Stato, arriva una convocazione nostra, ma che è identica alla loro, quindi la cosa riguarda le due commissioni, dove di fatto l'audizione non c'è. Quindi questo mette in luce praticamente la non solo scarsa o inesistente volontà di confrontarsi, no, addirittura anche solo la possibilità di prendere in considerazione un punto di vista alternativo rispetto a quello del governo. Questo è quello che contestiamo, perché dopo le varie casistiche, articolo 179, pensioni eccetera, sono dettagli. Il punto fondamentale è che questa maggioranza ha paura dei punti di vista diversi da loro. Non c'è possibilità di mettere in discussione, discutere un punto di vista diverso. Questo è il punto, secondo me. Ah, scusate, per completare, era talmente urgente l'inserimento della legge sulla privacy che questa volta, siccome non l'avevamo completata, questa volta non è neanche stata inserita lì dentro, quindi era urgentissimo. Noi l'abbiamo chiesto in tutti i modi di non procedere con quella legge, perché è una legge delicatissima, una legge che ha dei risvolti pesanti, potrebbe avere anche sulla vita proprio delle persone, delle persone fisiche e giuridiche dello Stato. Talmente importante che è rimasta lì a metà e questa volta però nell'ordine del giorno non c'è, insomma. La cosa particolare è che sono in vacanza, come, non ha di voto, come ha detto qualcuno prima, questo governo, questa maggioranza, questo governo fa un'interpretazione tutta propria, diciamo così, delle regole democratiche fino ad oggi utilizzate, perché mi chiedo qual è l'altro modo per l'opposizione di chiedere di poter approfondire, audire, discutere di una determinata materia con qualcuno all'interno di una commissione se non quella di richiederla? Non c'è un altro metodo, diciamo così, no? Poi sottolineo anche questo, noi non è che abbiamo chiesto di audire qualcuno così perché era un ospizio, abbiamo chiesto di audire qualcuno con delle motivazioni chiare, perché dopo non venga fuori che un giorno uno utilizza il metodo per... Noi l'abbiamo spiegato molto molto chiaramente il perché c'è necessità di audire da una parte gli avvocati, dall'altra organismi, il Consiglio della Previdenza e quant'altro, no? Quindi non è un vezzo, ci sono delle problematiche legate alla questione dei fondi pensione, ci sono delle problematiche legate alla questione che gli avvocati citano anche riferiti al 199 ter, insomma ci sono delle questioni fondamentali per questo paese, quelle sì sono fondamentali. Allora qual è l'altro modo democratico per poter approfondire degli argomenti richiesti dall'opposizione? Guardate bene, qui mettono in campo un precedente molto pericoloso, perché la loro interpretazione è: noi vi concediamo un'audizione solo se il Congresso di Stato è d'accordo. Ma il Congresso di Stato è l'organo esecutivo, noi siamo l'organo legislativo, sono due cose diverse, molto diverse. Cioè sono due componenti di uno Stato che hanno una funzione completamente diversa. Non può essere l'organo esecutivo che dice sì, siamo d'accordo di concedere qualcosa all'organo legislativo. No, questo
proprio per definizione, istituzionalmente, non può essere questo. Poi mi aggancio inevitabilmente a una lettera strappalacrime dell'ultimo periodo del cambio di impostazione di questo governo verso i sindacati, verso le associazioni di categoria, fatta nell'ultimo periodo da parte dei firmata dai 7 segretari di Stato, i quali dicono: beh, fino adesso abbiamo sbagliato i metodi nel confronto, vi chiediamo di farci poter riprendere il confronto. Ecco, allora, ecco, da una parte si scusano per non avere portato avanti un confronto idoneo, aver sbagliato un metodo e quant'altro, però dall'altra parte non consentono che il Consiglio della Previdenza venga in una commissione a discutere di cose fondamentali per questo paese. Allora, vedete che sono in contraddizione con se stessi. La realtà vera è che questo governo, l'abbiamo visto anche con altre azioni, con le nomine ultimamente di alcune commissioni, no, dell'ultima ora, va bene, fatte tutte pro domo maggioranza, beh, si contraddice da solo. Allora, da una parte dice che ha sbagliato metodo, che vuole il confronto, ma dall'altra parte il confronto non lo stanno nei fatti concedendo a chi realmente lo chiede nella forma più democratica possibile e come è stato chiesto da sempre in tutti i parlamenti precedenti di questo paese dalle opposizioni. Ok? Ripeto la cosa fondamentale: noi abbiamo richiesto queste audizioni non per vezzo, ma spiegando le motivazioni per cui volevamo fare quel tipo di audizioni. Ho finito nel dire: non può essere, a maggior ragione, l'interpretazione del Congresso di Stato, di un segretario di Stato, la possibilità di dare un'audizione o meno, anche perché fino a qualche tempo fa, riferito a Banca Centrale, determinate audizioni o al settore bancario e finanziario sono state fatte molte audizioni con i vertici di Banca Centrale, col Consiglio della Previdenza del passato, col Comitato Esecutivo, con il Cassa di Risparmio. Allora non si capisce perché oggi oggi sono delle motivazioni reali. Quello che abbiamo l'impressione noi è che questo governo non abbia gli argomenti per confrontarsi su determinate cose e abbia paura in realtà di quelle che sono alcune tematiche che stanno gestendo, secondo noi, i limiti dell'esito. Sì, solo riprendendo questo concetto, perché tanto se noi ripetiamo le stesse cose che ha detto poco fa Federico, non abbiamo fatto altro che richiedere quello che è sempre avvenuto, ossia 3 anni fa, 2015-2016, è stato udito in commissione il Consiglio di Previdenza, in un'altra audizione è stato ascoltato, oltre che il Collegio Esecutivo, anche il Collegio dei Sindaci, se vi ricordate che non è stato approvato il bilancio, è stato anche l'Ordine degli Avvocati e Notai, che è stato ascoltato insieme agli altri ordini professionali, ingegneri, architetti e geometri, non meno di 2 mesi fa sull'articolo 79 del testo unico. Quindi oggi, per quale motivo non vengono, anzi veniamo accusati di dire che noi vogliamo aumentare i costi, vogliamo aumentare, no, perdere tempo, non è così, è avere chiarezza delle cose che vengono poste all'ordine del giorno in discussione. Quindi, in sostanza, in definitiva, l'esecutivo non può limitare, quindi il governo, l'azione delle commissioni. L'esecutivo, del potere di audizione, può essere sì regolamentato eventualmente, ma non può essere subordinato e condizionato dal governo, perché qui non può essere il governo che decide quello che può essere ascoltato e quello che non può essere ascoltato, perché allora quando certe forze politiche che oggi sono al governo, quando erano opposizione, dicevano il contrario, e oggi non va più bene? Ecco i motivi di questa conferenza stampa di oggi. Sì, a dire il vero, una proposta indecente durante la commissione c'era stata fatta, no? Cioè, il Presidente ci aveva proposto di incontrare informalmente l'Ordine degli Avvocati. Cioè, loro mandano una richiesta ufficiale, formale alla commissione di audizione, neanche di incontro, audizione. Per contro, la disponibilità arrivata dopo che già si erano scaldati gli animi erano quella di incontrarli informalmente. Anche noi abbiamo detto: cosa vuol dire informalmente? Cioè, ci incontriamo in un bar, non c'è il verbale, non c'è la registrazione, cioè
già non va bene mai, ma su un argomento del genere ha maggior ragione poi, no?